Tumori eredofamiliari della mammella e dell'ovaio, una tematica importante sulla quale esiste molta disinformazione, o meglio poca informazione. Questo genera nelle donne, non solo nelle pazienti, parecchi dubbi che si trasformano in paure, molto spesso ingiustificate. E così l'evento organizzato da FIDAPA, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Roccella Ionica, per l'associazione Angela Serra e Rotary Club di Locri, dedicato proprio a questo. Decoding Anya Parker, due donne e un film basato su una storia vera. Poi a seguire il dibattito, l'incontro con i professionisti attori della patologia neoplastica della mammella. Tra gli altri sono intervenuti il dottor Longo del Dipartimento Assistenziale di Oncologia e Ematologia del Policlinico di Modena, la dottoressa Sebastiani del Servizio di Nutrizione Clinica dell'Ospedale Santa Maria Nuora di Reggio Emilia e il dottor Condemi, specialista di oncologia medica, specialista di endocrinologia e malattie del metabolismo, responsabile dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale Spock di Locri. Angela Serra è un'associazione molto seria, sta facendo un lavoro egregio qui in zona, e non è solo diciamo un aspetto medico quello che viene affrontato, ma un aspetto a 360 gradi per la cura della persona e soprattutto, dico io, per la cura della psiche della persona, che credo sia un elemento fondamentale anche per reagire a un'esperienza come quella che si vive purtroppo nel caso di questa malattia. La FIDAPA, sezione di Roccella Ionica, ha voluto collaborare con il Rotary Club di Locri e con il patrocinio del Comune insieme all'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro in occasione dell'Ottobre Rosa, mese della prevenzione dei tumori al seno. Abbiamo voluto realizzare questo importante convegno dal titolo Attualità sulle neoplasie della mammella. Questo convegno però rientra sicuramente in un progetto molto più ampio, dove ha visto colorarsi di rosa per 3 giorni Roccella Ionica, dove tutte le associazioni, e sottolineo tutte, hanno aderito alla raccolta fondi, la cui finalità è sostenere l'associazione Angela Serra della Locride con il presidente Attilio Gennaro. Abbiamo aderito a questo progetto con entusiasmo, speriamo possa realizzarsi in tempi non lunghi e vedere così riqualificato il reparto oncologico dell'ospedale di Locri. L'evento di oggi naturalmente tratterà un argomento di rilievo sociale, il tumore appunto della mammella, dove verranno illustrati anche quelli che sono i nuovi programmi di screening attivati dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale, screening che è fondamentale naturalmente per poter diagnosticare comunque in fase precoce una malattia che naturalmente può essere insidiosa. Sono anni che collaboriamo con l'associazione Angela Serra, oramai sono circa 8 anni, e ci siamo sempre resi disponibili ad accogliere le donne della Locride che al momento non avevano dove essere operate, anche prima che fosse istituita la Breast Unit dalla Regione con il decreto 100. Oggi a maggior ragione veniamo a ringraziare questo territorio per la fiducia che ci ha dato e anche a raccogliere un po' i rapporti buoni che abbiamo intessuto con le donne, in attesa di creare anche nella zona di Reggio una Breast Unit più forte di quella che c'è. Intanto costituiamo una realtà efficiente ed efficace all'interno dell'università, nella quale con la scusa della patologia che arriva in grandi quantità formiamo anche nuovi chirurghi senologi, nuovi radiologi senologi, nuovi oncologi che si occupano particolarmente di neoplasia della mammella. Un mese dedicato al tumore della mammella, ci occupiamo sostanzialmente della prevenzione di questo tumore e ci saranno degli esperti che parleranno oggi sia della prevenzione dal punto di vista radiologico, sia della prevenzione dal punto di vista eredofamiliare, e poi ci saranno altri che parleranno anche di aspetti terapeutici. Il tumore della mammella è un tumore che oggi si può certamente prevenire nella stragrande maggioranza dei casi e curare, tant'è vero che in Italia oggi i pazienti, le persone che sono affette da tumore della mammella sopravvivono oltre i 5 anni
anni in oltre l'87% dei casi, quindi tutto ciò è dovuto all'integrazione tra tutte le cose che abbiamo detto prima. In questo incontro così importante, dove si parla di prevenzione del tumore femminile, è anche importante sottolineare l'aspetto psicologico della donna che incontra poi la malattia del tumore al seno. Il tumore al seno è una malattia che destabilizza completamente la donna in tutte le sue dimensioni, no? Da una sua dimensione prettamente fisica alla sua dimensione anche prettamente più intima, più psicologica e spirituale. Il tumore al seno è la malattia che va a colpire la parte più carica di significati, di simbolismi femminili, no? Che appunto è il seno. Quindi la donna che si ammala di tumore al seno ha anche delle conseguenze psicologiche importanti che devono essere prese in considerazione, perché fanno parte della cura globale della donna che si ammala. Può colpire un pochino tutte le età, a differenza di altri tumori che sono appannaggio solo di alcune parti della vita. E il tumore invece della mammella può interessare tutte le età. L'età più colpita in realtà è quella fra i 70, i 45 e i 74 anni, quindi il periodo della donna di premenopausa, di menopausa, di postmenopausa. Ed è un tumore che oggi, grazie alle nuove metodiche di screening e di diagnostica, può avere dei risultati molto buoni. Importante però fare diagnosi precoce. Noi facciamo prevenzione, il nostro primo scopo, e vorrei sensibilizzare le donne, soprattutto dai 45 anni in poi, ad effettuare un esame mammografico, che è utilissimo, può veramente salvare la vita, e di fare anche l'autopalpazione al seno, anche questa è importantissima. Beh, questo incontro per dare un segnale anche nella Locride, che l'Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro è impegnata anche sul problema della migliore cura possibile dei tumori della mammella, e anche per la diagnosi precoce e la prevenzione di queste malattie. Quindi, per celebrare Ottobre Rosa, che è un'iniziativa di carattere internazionale, Attilio Gennaro, responsabile per la Calabria dell'Associazione Angela Serra, ha voluto realizzare questo evento e noi siamo ben felici di avergli dato tutto l'aiuto. Oggi è importante perché ci sono nomi che hanno delle esperienze, portano delle esperienze molto importanti su quella che è la presa in carico del paziente. Oggi fare buona salute significa anche organizzazione, significa affidabilità dell'organizzazione, significa un accesso facilitato al sistema sanitario nazionale. Di tutto questo se ne parlerà, quindi è importante che tutti siano coinvolti. Allora, io non sono una specializzante in estetica oncologica. Ridiamo alle persone la nuova identità, quindi facciamo accettare la propria personalità, riprendere la vita in mano e ad affrontare il nuovo percorso che hanno. Tra gli altri, che è il principale artefice della collaborazione con l'Associazione Angela Serra, il dottor Gennaro, che è responsabile dell'Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro in Calabria, e poi la dottoressa Silvia Femia, psicoterapeutica dell'Associazione Serra per la ricerca sul cancro. Allora, oggi siamo veramente lieti di presentare questo meeting che tratterà, il titolo è Attualità sulle neoplasie della mammella. Un evento divulgativo fatto per informare la popolazione su quanto valga fare oggi lo screening, specialmente in un territorio come il nostro dove non sono attivi i programmi. E non solo, perché si parla molto spesso di prevenzione, ma oggi siamo anche qui, in questi tre eventi, tre giornate di Roccella, siamo anche qui per parlare di come abbiamo immaginato di creare le condizioni per poter fare prevenzione qui nella Locride, ma anche creare le basi per potersi curare rimanendo senza doversi più spostare.